Bonjour, bonjour a tout le monde, la vostra pink girl preferita. Come state? Come si va? Avete già preso il vostro caffè della mattina? Bene, perché è stato del mio piccolo sondaggio sulla solitudine, sugli effetti del Covid, sui rapporti sociali. E bonsoir, bonsoir, bonsoir a tout le monde, buon après-midi, anzi, buon pomeriggio a tutti. Ieri ci eravamo lasciati con una bella passaggio di Italo Calvino, che volevo riprendere per chi non ha visualizzato la mia storia. Le città sono un insieme di tante cose, di memoria, di desideri, di segni di un linguaggio. Le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell'economia. Ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Da Italo Calvino, Le città invisibili. Italo Calvino è un libro che vi straconsiglio. Questo autore davvero è un autore che io amo particolarmente, insieme anche a tanti altri della seconda metà del Novecento italiano, come Cesare Pavese, ma anche Pasolini. Abbiamo avuto davvero dei grandi autori che non hanno fatto soltanto narrativa, hanno dato dalla loro prospettiva una bella visione, un velo spaccato, una bella analisi della nostra società. E ieri nel nostro piccolo stavamo cercando di interrogarci su queste città contemporanee, le città invisibili, perché appunto stavamo cercando di capire quanto ci sia ancora di vero in questa frase di Italo Calvino, quanto le città siano ancora luogo di scambio, di incontro, di solitudini, oppure quanto invece oggigiorno si preferisca vivere più in solitario, più in una modalità individualistica. In particolare non possiamo ignorare, mi sembra quasi di dire una parolaccia ormai ogni volta che lo nomino, il Covid-19, non possiamo più ignorare questo fenomeno che ha pervaso le nostre esistenze e ha davvero stravolte, però la domanda è questa: ma il Covid sta davvero creando, appunto con il distanziamento sociale, con tutte le misure di prevenzione, sta davvero creando delle nuove forme di solitudine? O come mi ha scritto una ragazza, perché poi vedremo appunto cosa avete detto voi, in fondo ci sono soltanto delle vecchie solitudini, delle vecchie forme di solitudini che riemergono. È interessante, mi ha colpito appunto questo pensiero, perché è in linea con quanto avevo letto tempo fa sul Sole 24 Ore. Poi, se ritrovo l'articolo, magari lo posto. Il Sole 24 Ore ha pubblicato una citazione di Massimo Recalcati che, a proposito del distanziamento sociale, diceva: ma in realtà questa tendenza a isolarsi, a vivere in una maniera più individuale, a essere poco empatici, poco inclini a rapportarsi con gli altri, è un fenomeno precedente al Covid, precedente al distanziamento sociale, ed è proprio delle nostre nuove società, del nostro nuovo modo di organizzare la società. Ma adesso mi metto un bel tappo in bocca, giuro, giuro, adesso vi cedo la parola assolutamente, commentiamo insieme quello che avete scritto e largo alle vostre risposte. Oh, avevo promesso di stare zitta, però saudade è una parola che davvero merita una piccola introduzione alla mia domanda: quali tipologie di solitudine? Qualcuno ha risposto con la parola saudade. Saudade, per chi non lo sapesse, è una parola portoghese-brasiliana che
È davvero intraducibile. Qua bisognerebbe aprire un capitolo a parte sui problemi di traducibilità di alcune parole, sulla difficoltà che incontrano i traduttori quando devono tradurre libri in un'altra lingua. Ecco perché quando posso preferisco leggere i libri in lingua originale. Io ho cercato di dare la mia spiegazione, la parola saudade, per me saudade è mancanza, però. Sempre perché sono davvero amante della letteratura e sono convinta che la letteratura contenga moltissime chiavi di lettura della nostra società, affidiamo la parola a Pessoa. Fernando Pessoa, chi è costui? Autore portoghese, nato a Lisbona nel 1888, morto molto giovane nel 1935, il libro dell'inquietudine è per me un capolavoro, un romanzo scritto sotto forma di diario, quindi una sorta di autobiografia di Fernando Pessoa in cui si riflette su varie cose. Interessantissimo questo passaggio. I sentimenti più dolorosi e le emozioni più pungenti sono quelli assurdi. L'ansia di cose impossibili proprio perché sono impossibili, la nostalgia di ciò che non c'è mai stato, il desiderio di ciò che potrebbe essere stato, la pena di non essere un altro, l'insoddisfazione per l'esistenza del mondo. Forse oggi ci ritroviamo davvero. Dicevo, a vivere una contraddizione di fondo perché stiamo appunto vivendo in contrapposizione a quella che è la nostra natura, come dicevano i greci, quanto mi piace la filosofia greca, l'uomo è un animale politico, ma non politico nel senso di politica, è un animale sociale. Noi non andiamo da nessuna parte se non creiamo legami sociali, se non siamo in grado di condivisione, di convivialità. Mentre invece il nuovo sistema economico ci spinge in tutt'altra direzione, essere competitivi, super efficienti, ma in lotta tra di noi, quindi più individualisti, meno inclini a cercare l'altro, la relazione con l'altro, come se appunto le relazioni con gli altri dovessero essere cercate soltanto in virtù di un guadagno. E, beh, si perde forse una visione di fondo. Saudade probabilmente è un'ottima parola allora per descrivere queste nuove solitudini che si stanno venendo a creare nelle società contemporanee. Saudade come forma di nostalgia nei confronti di qualcosa che non c'è in realtà mai stato. La società, la convivialità, la condivisione, qualcosa che in fondo probabilmente ci manca perché la sentiamo come parte di noi, però non la conosciamo per esperienza diretta. È come se l'avessimo all'interno del nostro DNA. Poi naturalmente è una mia opinione personale, magari invece altre persone possono essere convinte essere umano possa vivere come una sorta di eremita. Io dico che se invece non si impara ad accettare di vivere secondo anche quelle che sono le regole del bene comune, non si va da nessuna parte. Insomma, vi lascio con quella bella immagine di solidarietà. È un bel gesto, tendiamoci la mano l'un l'altro invece che azzannarci tra di noi, che non fa mai male. E via, oggi pomeriggio sono di corvée perché vado a fare un po' di scatti, perché mi servono degli scatti nuovi. E naturalmente sono in tenuta super ufficiale con la mia maglietta handmade. Super bombardata. Ma quanto ci piace lo stile punk. A me tanto.